Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi parliamo di certificati da investimento e lo facciamo in compagnia di Goldman Sachs. L'emittente americano infatti ha deciso di mettere sul mercato una serie di nuovi prodotti. Nello specifico si tratta di certificati Fixed Cash Collect con barriera al 35% rispetto al fixing iniziale. Cerchiamo di capire un pochettino quali sono le caratteristiche comuni a tutta la gamma. Sostanzialmente si tratta di certificati, come detto, l'emittente è Goldman Sachs International a Londra. Qui abbiamo un valore relativo al rating dell'emittente che vi ricordo essere decisamente alto. Insomma, Goldman Sachs è una delle più importanti banche al mondo. La data di valutazione iniziale è posta al 23 di marzo del 2022, quindi circa una settimana fa, e la data di valutazione finale, ovvero quando si andrà a vedere se il rimborso sarà pari o meno al valore di emissione, o meglio al valore nominale, è posta a 3 anni da oggi, quindi sostanzialmente al 17 marzo del 2025. Quello che dobbiamo sapere è che i sottostanti sono sottostanti singoli, poi li vedremo, e che il prezzo di emissione, che equivale in questo caso al valore nominale, è di 100 euro per singolo certificato. Questo significa che qualunque tipo di investitore può decidere di prendere posizione dal momento che il taglio non è particolarmente elevato. Ovviamente poi bisogna tener presente quelli che sono i rischi legati appunto a questo tipo di attività e di investimento, perché si tratta comunque di un prodotto complesso. Trovate tutte le cose da sapere nel fact sheet e nei final terms. Per quanto riguarda la borsa di negoziazione, si tratta della Sedex, che di fatto fa capo a Borsa Italiana, ma vediamo quelli che sono i sottostanti. Come potete notare, ce ne sono diversi sia nel settore bancario come Banco BPM, Unicredit, ma anche Stellantis, Telecom Italia, STM, EDF, ENI e nelle assicurazioni generali e Poste Italiane. Vediamo un pochettino la struttura dei certificati perché è importante averla chiara. Si tratta di un premio trimestrale, quindi ogni trimestre viene pagato un premio. Vi ricordo che è incondizionato, questo significa che verrà pagato a prescindere dall'andamento del sottostante. Qui abbiamo la data, diciamo, di rilevazione iniziale con il relativo prezzo di fixing e il livello di barriera. 35% significa che è una barriera estremamente profonda, vuol dire che i titoli devono perdere dal, diciamo, prezzo iniziale il 65% del loro valore, quindi un deprezzamento di oltre la metà, e questo vale per tutti i certificati. Qui trovate in euro il valore del singolo prodotto. Io sono andato a prendere un certificato in particolare, che è quello su Enel, per fare, diciamo, una valutazione insieme a voi. Il rendimento, come detto, dello 0,50 trimestrale, pari al 2% all'anno, ed è così basso proprio perché la coperta o la viene tirata, diciamo, dalla parte del rendimento o dalla parte della protezione. In questo caso l'emittente Goldman Sachs ha deciso di puntare tantissimo sulla protezione, ovvero di offrire dei prodotti estremamente conservativi, ma in grado comunque di offrire un rendimento superiore allo zero, che è quello che si ottiene lasciando i soldi sulla liquidità oppure andando a investire su obbligazioni a basso rischio. Quindi andiamo sul grafico di Enel per capire un pochettino qual è l'andamento e come si sta muovendo. Qui troviamo il fixing iniziale che vi ho inserito e il livello di barriera. Dobbiamo tornare al 2013 per vedere Enel sui livelli appunto della barriera posta sotto i 2 euro, e sappiamo che questo è un investimento a 3 anni. Questo non vuol dire che Enel sicuramente non andrà sotto i 2 euro, ma è difficile, o quantomeno insomma deve succedere qualcosa di estremamente grave perché questo avvenga. Se andiamo a vedere l'andamento di Enel negli ultimi 20 anni, per solo brevi periodi il titolo si è trovato sotto questo livello di barriera. È importante, la barriera si osserva solo a scadenza, quindi dovremo vedere nel 2025, marzo 2025, dove effettivamente si troverà Enel, quindi se sarà sceso sotto la barriera oppure no. A scadenza abbiamo due tipi di scenario: Enel si trova sopra il livello di 1,998 euro per azione, allora il certificato rimborsa 100 euro per singolo prodotto detenuto in portafoglio. In caso contrario, il rimborso sarà pari alla performance conseguita dal sottostante, dal livello di fixing. Questo significa una perdita di almeno il 65% sul capitale investito. Quindi, per ricapitolare, diciamo, l'emissione,
appunto di Goldman in questo caso è volta a far ottenere agli investitori dei rendimenti che non sono oggettivamente altissimi, ma a fronte di una protezione molto importante. Può essere un ottimo strumento questo per parcheggiare della liquidità in eccesso ed ottenere comunque un rendimento per proteggersi in parte dall'inflazione. Ovviamente io spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie. Qualora vi fossero domande, richieste, curiosità o chiarimenti, potrete commentare l'articolo che trovate sul sito investire.biz oppure contattare direttamente l'emittente. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate.